Ander B, direttore di Conitur, abbiamo assistito alla presentazione della ciclovia Alpi del Mediterraneo. In che cosa consiste? Sì, oggi abbiamo battezzato questo studio che ha messo in rete, ha messo a fuoco il potenziale che abbiamo sulle nostre teste. Sulle nostre teste vuol dire il territorio che lega la Francia, l'Italia, la Liguria e il Piemonte con le antiche strade militari. Quindi parliamo di 100 chilometri di pura freschezza ambientale che legano questi territori. Però oltre al lavoro già fatto sulla Via del Sale, fare altri interventi che ci legano, che possono permettere al turista di percorrere tutte queste vie. E quindi vuol dire interventi di manutenzione, potenziamento della parte ricettiva e potenziamento dei servizi al servizio del cicloturista. Ecco, c'è molto lavoro da fare quindi. Sì, c'è molto lavoro da fare, adesso è stata la prima fase di sopralluogo, di messa insieme anche degli enti, far parlare 15 sindaci, Unione dei Comuni e GAL non era una cosa semplice, ci siamo riusciti, adesso vedremo chi continuerà il nostro lavoro perché poi bisognerà trovare oltre alla volontà di farlo anche i soldini per fare gli interventi previsti. Grazie mille.